come ho cercato di operare io. Voi non so come avete fatto. Io ho cercato di definire una funzione che intanto mi calcoli l'intercetta, che è il secondo numero, e l'esponente delle mie funzioni. E ho costruito questa inizialmente appunto qui avevo messo 10 e non il tempo di ritorno, e quindi mi dava un errore. Con INA 10 ottengo i valori che avevo ottenuto in precedenza, come potete anche comparare qui, che sono i dati relativi ai 10 anni di tempo di ritorno. Con 20 sono i 20 anni di tempo di ritorno, e con 100 sono i 100 anni di tempo di ritorno. A questo punto, queste sono gli elementi che mi consentono di disegnare il mio sistema. Quindi, in particolare, potrei costruire un nuovo con questi tre elementi della variabile in, posso andare a costruire un nuovo data frame, perché il mio. Diciamo, la mia metodologia è quella di ricondurmi sempre ad un caso che io conosco. E in particolare io potrei per esempio dire che questo si chiama H10, le altezze 10, questo si chiama H20 e questo si chiama H100. Ok, allora quindi qui posso semplicemente operare su un data frame. Al solito costruisco un vettore dove metto dentro H10, H20, H100 e queste sono le mie curve. Poi cosa voglio come indice? Voglio i tempi di ritorno. In particolare voglio 10, 20, 100 e come colonne voglio i tempi che sono quindi columns uguale No, devo mettere i tempi di pioggia, quindi devo mettere un'ora, 12, 1, 3, 6, 12, 24. Di solito questo mi viene al rovescio di quello che voglio, quindi prendo la trasposta e poi vado a plottare il mio sistema. PD Data Frame. H10 is not defined perché evidentemente non ho eseguito questi. Cinque colonne. Allora, lasciamo perdere un momento qua. Lasciatemi controllare Perché questo. semplicemente le colonne sono solo due, solo AN. Vediamo. Sì, ha ragione, perché sì, le colonne sono giusto solo due, sì, quindi beh, adesso lo andiamo a disegnare. La prima è la A e la seconda è N. Sì, quindi queste sono columns. No, dunque è il contrario, le colonne sono N ed A. Così come sono messe.
mentre il ok, mentre l'indice l'index è uguale 10,20,100. Ok, così va bene in questo caso. Ok, adesso da queste DNA voglio generare delle curve che hanno questi A e questi N. Questa qui l'ho messa, ma mi disturba. Intanto la mettiamo così e dopo la riportiamo. Adesso abbiamo gli A e N, dobbiamo disegnare le curve. Beh, per disegnare le curve devo definire le curve di possibilità pluviometrica. Intanto H. H di che cosa prenderà? Prenderà i dati, in particolare la durata, la e l'N. E questo mi dovrà restituire che cosa? A per T con P elevato alla N. Facilissimo. Quanto essenziale. Gli A e gli N ovviamente saranno quelli relativi che dovrò inserire. E per andare a disegnare la curva dovrò adesso costruirmi un vettore di T con P. Però quello che va bene, sì. Quindi definisco un T con P che abbia come estremi che cosa? Deve avere come estremi il T con P le durate. Quindi la prima durata è un'ora, l'ultima durata è 24 ore. Un buon range di T con P potrebbe essere, non so, da 0,5 TP uguale np.linspace. E potrebbe essere, che ne so, da 0,7 mettiamo a 30. E voglio 100 punti. Ok, questi sono i miei T con P. Adesso se io vado a costruire potevo fare la funzione in modo diverso, ma ormai me la tengo così. Vado a costruire per esempio H di T con P, che rimane sempre uguale allo stesso. E la prima A, cosa posso prendere? INH. Posso prendere la colonna... Devo prendere, per esempio, la colonna A, quindi A, e devo prendere l'elemento... La riga 10. Ok, andiamo a verificare che sto facendo le operazioni giuste. Sì, T con P, sì, manca il secondo elemento. A ed N. No, volevo solo verificare in realtà solo questo campo, quindi questa è la A, ok, e la B e la N sarà questa, quindi questa è la mia funzione. Ho ottenuto 100 punti applicandola al linspace e questo lo chiamo H10. Posso definire un H20
dove devo sostituire tutti gli elementi qui. E poi un H100. E qui devo mettere 100. Ok. Questi poi li vado a mettere dentro un data frame perché è quello che io voglio. Quindi INH vado a definire uguale pd.dataframe. Di che cosa? Il mio solito vettore di H10, H20, H100, H10, H20, H100. Che ha come indice i tempi di ritorno, questo sì, index uguale 10, 20, 100, e che ha come colonne, columns, uguale come colonne ATP. E qui possiamo anche vederci inh.head e questo anche lo trasponiamo. Ok. No, c'è qualcosa che non va. Ok, era solo allora ripetiamo. Questo va bene. Perché mi è comparso questo errore che prima non c'era? Dunque, andiamo a verificare tutto quanto di nuovo, a fare le operazioni. TCOMP è corretto. Ah, perché sono... Ok. No, devo ripartire da capo qua perché ho chiamato due volte la stessa cosa con un nome... Questo chiamiamolo così. Ok, ho chiamato due volte la stessa cosa con lo stesso nome, inavvertitamente. Allora, adesso questo funziona? No. Adesso non funziona perché questo deve essere così. Ok, e questo così. E adesso devo rifare tutto da capo, ma questa è, come dire, una cosa che succede quando si fanno queste cose. Qui devo mettere il 20 e qui devo mettere il 100. Ok. E così avete imparato anche che a fare le cose quando si fanno tutti i passaggi, anche a ripeterli, anche se io ho
il mio foglio a fianco in cui ho fatto tutte le operazioni si sbaglia. Ragione per cui tutte queste operazioni vanno inglobate in un'unica funzione quando sono ripetute anche, diciamo, solo poche volte. E va bene, adesso questo lo eseguo, è eseguito bene, per cui adesso vado a costruire viceversa di nuovo il data frame, questa volta dovrebbe uscirmi corretto. E questo è npd.dataframe con i dati che sono H10, H20, H100. Con l'indice che è uguale a 10, 20, 100, 10, e con le colonne che sono TCOMP. Ok, adesso dovrebbe andare tutto. No. Vediamo. Ah sì, sono sbagliato la parentesi. Ho sbagliato la parentesi, nel senso che questo va su una parentesi così. Ok. INH. Finalmente. In realtà io voglio la trasposta di questa, ma perché mi trovo meglio con la trasposta, no? Dopo. Ok, in questo modo. Adesso a questo punto io posso fare posso disegnare le mie curve di possibilità pluviometrica. Posso fare inh.plot. Ok, ecco le mie curve di possibilità pluviometrica. Qui le curve ovviamente vengono disegnate bene. Questo non è un bel grafico, quindi a voi il compito di disegnare un grafico fatto bene. Il problema è metterci sopra i punti. L'altra cosa che voi potete osservare è che qui noi magari non vogliamo le curve così, le vogliamo comunque in scala, quindi AR set Y scale log. AR.set x scale log e come vedete queste sono delle rette nella curva bilogaritmica. Allora di nuovo, gli assi non sono venuti male, manca il nome degli assi, mancano varie cose. Quello che mi preme aggiungere però è come fare, non tanto fare gli abbellimenti del grafico in questo momento, ma aggiungere nei 10 minuti che ci rimangono, come si fanno ad aggiungere i punti. I punti li avevo già disegnati prima, se vi ricordate. In particolare avevo disegnato i punti con questo, in questo modo qua. Però se io andassi a rimettere il grafico in questo modo qua, plot style, andrei a sovrascrivere la mia
i miei punti, quindi devo usare la funzione plot esattamente come, diciamo, nuda e cruda, non quella, scusate. Per esempio, posso dire che i miei grafici sono blu, sì, color uguale blu, e poi ci posso disegnare sopra gli altri punti. Ok, questo non blu, però il blu orange e green. C'è una leggera inconsistenza nelle librerie, per cui non sempre i colori vengono, cioè non sempre i comandi vengono, hanno gli stessi simboli, ma non sempre la stessa sintassi. Per cui questo è il mio grafico, come vedete, con le curve sovrapposte. Quei grafici qui rendono ancora più evidenti il fatto che nel mio caso i punti di 12 ore e di 24 ore hanno qualcosa di anomalo. Ok, perché no? Forse devo fare così. Ok. E anche alcuni comandi non sono, come vedete, non si possono scambiare. Non si possono scambiare. E dunque queste sono le nostre curve di possibilità pluviometrica. Questi grafici non sono fatti benissimo, quindi un compito che avete certamente è quello di disegnare bene questi grafici. Quindi è uno, ridisegnare in modo che siano vorrei dire usabili in una relazione. Poi c'era il 2 che avevo spostato in su, che è questo, che lo taglio. No, l'ho tagliato, ma non l'ho edit. Undo cell operation. Ok, vabbè, non mi ricordo neanche cosa fosse, ma è un task che vi potreste proporre di automatizzare e rendere più semplici le operazioni precedenti. E venerdì, voi cercate di fare queste cose per venerdì, magari
i più di, quelli che sono più legati alle che stanno facendo le cose realmente lo facciano sui loro dati. Io venerdì vi mostrerò come automatizzare queste operazioni all'inizio della lezione, poi comincerà Concetta a parlarvi della seconda esercitazione, quella che parla delle, di Richards. E so che alcuni di voi non hanno ancora scelto le stazioni. E abbiamo acquisito anche i dati delle stazioni di Bolzano, per cui nel pomeriggio vi carico i riferimenti alle stazioni di Bolzano. Ho anche alcune stazioni del Veneto e ne ho chieste anche delle altre. Quindi i gruppi che non hanno ancora scelto la stazione sulla quale operare, per favore lo facciano, così vi possiamo assegnare i dati. La relazione finale in che cosa consisterà? Consisterà, evidentemente dovete produrre questi grafici. Un'altra questione che si potrebbe andare a verificare è se per esempio, e questo è il numero 3, come interpolare invece di Gumbel la GEV. Anche questo è un task che qualcuno di voi si potrebbe proporre. La GEV ha tre parametri, quindi dovete porvi il problema di interpolare la GEV. Se non riuscite a venirne a capo, ci chiedete, gruppo per gruppo ci chiede, noi diamo le risposte su quest'ultima domanda. Poi appunto la presentazione di questa relazione sarà la presentazione di una serie di notebook in cui voi ci mostrate i calcoli, un notebook riassuntivo, possibilmente non ripetendo tutte le operazioni che io sto mostrando qui, ma sintetizzando le operazioni con alcune funzioni e facendo dei bei grafici e mettendo dei commenti. Esempi di commenti ci sono effettivamente nei notebook originari, quindi potete anche ispirarvi lì. Una cosa che vi ricordo è che non è necessario che voi mi ricordiate completamente la teoria. Dovete mettere dei commenti piuttosto rivolti all'ottenimento del risultato che voi volete avere, non so, che riguardano quindi le peculiarità dei dati di una certa stazione che magari voi avete osservato e alcune operazioni particolari che voi avete fatto. Comunque adesso diciamo che la palla è per questa prima esercitazione un po' nel vostro campo, salvo appunto due delle tre risposte che io vi ho chiesto oggi, che dovrebbe essere questa, quindi queste domande. L'ultima la lascio alla vostra buona azione, anzi nell'esercitazione 4 un elemento ulteriore è non usate solo le piogge orarie. Orarie, ma anche le precipitazioni suborarie, dove questo anche va inteso, nel senso che non è che dovete aggiungere alle precipitazioni orarie le precipitazioni suborarie e interpolare un'unica
curva di possibilità pluviometrica per ogni tempo di ritorno su tutte queste durate, ma ottenere due serie praticamente di curve di possibilità pluviometrica differenziate tra le curve di possibilità pluviometrica per le durate orarie e le curve di possibilità pluviometrica per le curve di possibilità pluviometrica per le durate brevi. Questo perché le durate brevi poi vi servono per esempio, il corso che si fa al primo anno della magistrale di acquedotti e fognature. Quindi, chi fa bene, interpola bene i suoi dati e li disegna in modo decente e li commenta in modo decente, naturalmente fa un lavoro che verrà giudicato bene, ma non in maniera eccezionale. Chi automatizza le operazioni e introduce delle funzioni che ci paiono, tanto più intelligenti queste ci paiono, tanto più saranno apprezzate, fa meglio. E chi usa, interpola anche la GEV e interpola le precipitazioni suborarie, cosa per le quali le prime l'operazione di automazione si rende necessaria, naturalmente prende 30 lode. Fine della descrizione. Ci sono delle domande? Sì, professore, mi sente? Sì, benissimo. Ok, ma non ho capito se la GEV rientra in una... in un elaborato per la relazione? Non necessariamente, nel senso che se lei non la fa, può prendere un bel voto, diciamo 25, 26, 27. Per prendere da 28 in su bisogna fare anche la GEV. Per prendere 30 o 30 elode bisogna anche fare le precipitazioni suborarie. Ok. Grazie. Ok, quindi ognuno ponga il suo target. Direi che non sarebbe sbagliato fare almeno la GEV, nel senso che questo vi consente ad accedere a voti migliori, insomma. Però se dovete rifare tutte le operazioni che ho fatto io per calcolarvi la GEV, ci mettete un sacco di tempo e fate un sacco di errori. Se invece automatizzate le operazioni, si fanno in un minuto. E questo è il concetto generale. Salvo errori che poi si mettono dentro, che se ne mettono sempre. E comunque fate uno sforzo di astrazione che io ritengo necessario e interessante. Altre domande? Bene, allora vi auguro buon pranzo e arrivederci a venerdì. Grazie, arrivederci, buon pranzo anche a lei. Arrivederci. Arrivederci.